come vedete, ora posto il lavoro mi sono messo qui a vedere questo panorama stupendo per non pensare, vedete? Qui mi rilasso, cerco di rilassarmi, di stare tranquillo, ok? Perché se no poi partono le bestemmie e non le voglio dire. Le Pioli, non me le fa dire le bestemmie, ti prego, non me le fa dire. Guarda bello, Padre Pioli, guarda che bel panorama, guarda, qui potresti prendere ispirazione, no? Per le scelte. Però, c'è delle cose che non tornano. Io difendo, perché sto difendendo la squadra, le scelte, però ti ho anche criticato quando c'è stato bisogno di criticarti, giusto? Però ora qui bisogna che mi rilassi un attimo, perché c'è un po' di temperatura, un pochino cala, hai visto il sudore, poi i dolori, perché già ora rischia di farmi venire lui i dolori dall'incazzatura. Comunque ora ve ne parlo, ok? Proseguite il video, intanto guarda, fatemi riguardare. Oh, che bello. Allora, mi sono rilassato, ho guardato il panorama e ora però un attimino, 2-3 minuti, bisogna che mi ascoltate e parliamo, ok? Allora, ci avviciniamo domani, finalmente, ora poi arriverò a quello che voglio dire, dopo le notizie di quest'oggi. E niente, ci avviciniamo domani, cioè oggi praticamente. Siamo al sabato, questa sera avremo questa sfida a scudetto. I cartonati prescritti nerazzurri, nati male, nati dopo male, cercano vendetta, cercano di rifarsi dopo la delusione scudetto, il quale sono stati buoni a perderlo, loro, noi bravi, ma loro coglioni e polli a farsi scappare uno scudetto forse già vinto. Però noi abbiamo i nostri meriti. E quello che volevo dire, sarà una partita cruciale, hanno già iniziato a parlare troppo, hanno già chiacchierato troppo. Se poi dovessero trionfare in questo derby, amen. Io ci starei anche a perdere il derby e vincermi un altro scudetto. Io ci starei e come, non ve lo potete immaginare quanto. Però preferirei possibilmente vincerlo. Ed è giusto che non lo vinciamo, perché chiacchierano troppo, parlano troppo, non va bene. Poi ripeto, sarà quel che sarà. Noi siamo un po' altalenanti, loro hanno dimostrato che con le squadre piccole sono molto più competitivi e mostrano di più la loro forza. Quando trovano le squadre un po' più d'alta classifica soffrono, ma gli scudetti li vinci. E la storia insegna che le vinci soprattutto con le medio piccole, con le provinciali. Noi dobbiamo essere coscienti dei nostri propri mezzi e della nostra forza e riprendere. Io poi guardate, io dopo non voglio, cioè, perché a me, io difendo sempre la squadra, no? Tanti magari parlano, chiacchierano troppo a vanvera, io le difendo, però gradirei se poi anche il risultato, scusatemi, un aeroplano in un occhio, un elicottero in uno. Se poi dove succede che perdiamo, però io voglio vedere la grinta, voglio vedere la rabbia, voglio vedere sudare e lottare questo derby fino alla fine, ok? Io proprio accetto tutto, posso accettare la sconfitta e tutto, però voglio vedere il massimo impegno, titolari o non titolari, quello non mi importa, gioco, bel gioco o non bel gioco, non me ne importa, voglio solo l'impegno. Voglio solo che c'è proprio la voglia di riuscire a fare qualcosa, di provare a fare qualcosa. Punto. E per quanto riguarda ora le convocazioni della lista Champions, ed è qui che io vi ci volevo, è qui che io mi sono messo a guardare un po' il panorama per calmarmi e prendere l'ispirazione e per non andare a bestemmiare, porca zozza, maiala, impestata, maremma, canaccia, che non è... Non so bestemmie, ok, so aggettivi ma non so bestemmie. Comunque mi scuso in anticipo, mi dissocio da quello che sto dicendo, perché non sono me, non sono io. Quello che sta parlando io è il me nascosto nei meandri della mente e della psiche. Non sono io, è la mia... Padre Pioli, ti sto difendendo perché ha fatto un bel lavoro, ha fatto buon lavoro, ha fatto tutto.
Questa è prima parte di stagione, per me non fa né caldo né freddo, perché io l'ho messo in conto che non era un inizio semplice, questo sia chiaro, ma ora io voglio che qualcuno mi spieghi come mai fuori dalla lista Champions, ah, ti hanno preso, è arrivato Adli, De Ketelaer, Dest, Thiaud, Vranckx. Ora io con questi nuovi acquisti c'è solo c'è De Ketelaer, sì, ma Thiaud, Vranckx, ma ha lasciato fuori Adli per preferire Diaz, ma ancora non ti è bastato. Cioè, io ho capito che sei riconoscente e hai fiducia e sei più sicuro con quelli che già conosci, che ci ha già lavorato e ti hanno portato a conquistare un trofeo. Però, saranno troppo offensivi? Non lo so, ma te l'hanno comprati. Ora io vorrei che mi spiegassero come mai c'è Florenzi che sta 2 mesi, 2 mesi e mezzo fuori e invece è nella lista quando poi Vranckx e Thiaud, no, cioè io, ah, qui, allora, però stiamo calmi, perché poi magari avrà ragione lui. Però, ma porca zozza di quella maiala troia, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Io mi aspettavo che almeno due, oltre che De Ketelaer, che non può fare a meno, l'abbiamo visto, perché le qualità e le potenzialità che ha il ragazzo, gli altri, boh, c'è uno come Adli che c'ha piedi buoni, c'ha corsa, c'ha voglia di fare, ha fame, è affamato, cazzo! E lo tieni fuori dalla lista Champions? Vabbè, basta. Prepariamoci, ragazzi, concentriamoci per questo derby questa sera. Scusate la location, ma non mi riesco a fare video per bene. Porca zozza anche per questa cosa. Chiedo perdono, umilmente perdono. E poi ora per la Champions League vedremo. Magari avrà ragione lui, magari ci avrà visto lungo, visto che è il suo mestiere e noi no. Però di partenza, di principio, mi rimango con il dubbio, rimango con la preoccupazione di vedere questi tagli dalla lista Champions, se permettete. Posso? Posso? Ti hanno comprato i giocatori, te l'hanno comprati. Ora però me ne vo' a letto, perché se no non ci dormo stanotte. Eh? Dai, buonanotte, like che appena attiva. Dai, prendiamoci questa cazzo di derby. Prendiamoci, perché Milano è rosso-nero. Dai! Anzi, Italia e Milan e rossonera. Ciao.